ti daremo Alessandro in volo sui cieli di Norma. Porco, dici. Dai, com'è volare, Ale? Com'è? Bello, 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 via, dai. Ma invece via un attimo la mano. Esatto, poi ti controllerò attivo di sì. Sicuro, sicuro, probabile, dai. Bravo, adesso facciamo, cerchiamo di salire un po'. Sì, porta adesso, vai. Salire perché vedo che già sente il partito? No, senta, ancora non erano regalato da girare. Che spettacolo! Vento? No, zero proprio. Cioè, questa è tutta termica. Tutta termica, vedi? Tutta termica. Ti rimani fermo? No. Siamo stiamo camminando, rimango fermo di quota. Certo, sì, certo. Forse salgo, forse. Andare di là e ci facciamo tutta una arrampicata sul costone, capito? Sì, 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 vai. Perché tua moglie stava poco bene? Non stava tanto bene, poi l'ha detto, cioè, mi dispiace, ho cercato, ma no. No, ma se non sta bene, bene. Sì, anche perché lei soffre pure di macchina, cose, quindi se non sta bene... Ricapiterà, Remo. Ma tranquillo. Rifacciamo, tanto il tempo è bello. Tranquillo. Il tempo è bello, quindi se... Non ti preoccupare. Ci organizziamo. Non ti preoccupare. No, ma sto tranquillissimo, Remo. Ma sì, ma adesso è bello, guarda, adesso è bello. Perché... Sono uscita la signora dei casa di sotto, però, perché sì. Era una situazione centrifugante, capito? Ah. Non era bello. Vabbè. Corella è uscita in un momento in cui prima era moscio, poi è diventato forte di pressione, capito? Ah. Teatro e saliamo. Thank you.
sì, davvero bene. Mi piace. Fino a che età li prendi, Remo? Fino a che età? Cioè, tipo 10 anni? No, tipo 10. Ah, da piccoli? Da piccolini. 7-8 anni, diciamo. Dipende poi come la corporatura, se è troppo leggero no. Perché però se è troppo pesa tanto. 7-8 anni, sta su una quarantina di chili, non c'è problema. Ce n'ha 7, però non so se gli fa 40 anni. 40 chili. Farà una trentina scarsi pure, è troppo no, poco. No, ma guarda, allora, dipende sempre com'è la situazione giornata, capito? Cioè, non devi uscire quando c'è la condizione, perché ce l'ho, quando la condizione è diventata morbida, non ha problema, certo. Perché ce lo vorrei portare quello piccolo dei 7 anni. Ma se è una richiesta che ti fa pochissimo, capito? Sì. Deve essere lui tranquillo. Vabbè, ma lui è tranquillo, però no. Tranquillo, c'è guarda, questo è uno sport che più piccolo inizia e meglio è, capito? Molto avvantaggiato, i bambini piccoli sono molto avvantaggiati. È perché non conoscono il rischio, quindi sono un po' più spezzati, dai. Fuori si sale più che sul costone. Ah, adesso si scende. È legata. Non è un problema. Ma purtroppo, porca miseria, ho avuto un problema perché ti spiego. Io quando organizzo il volo di coppia, se venivate te e tua moglie insieme non era un problema. Ti spiego qual è il problema. Il problema è legato al fatto che quando facciamo un volo di coppia io devo far venire un altro pilota. Ma io te l'avevo detto, sai, se. Però siccome quando me l'hai detto eravamo già belli che partiti. Ci veniamo incontro, adesso ti devo qualcosa pure per quell'altro. Io poi magari a lei il volo glielo faccio io gratis, non ti preoccupare, io qualcosina all'altro pilota che mi è stancato unito, purtroppo gliela devo dare. Poi a tua moglie glielo faccio gratis io, non ti preoccupare, non è un problema. Ti chiedo scusa, ma purtroppo all'ultimo minuto. Te l'ho detto, ti chiedo scusa io, mi spiace. Se non torna tua moglie, ovviamente torni. Se si organizza. Cioè, vieni a Tivoli, faccio fare un bel volo a Tivoli, facciamo un volo sulla casa tua. Praticamente la restituzione delle bolle di oggi, vedi? Eccola. Quindi lui scende, viene attaccato alla montagna e noi saliamo. Vediamo se qua davanti c'è qualcosa. Vedi lì qualcosina ha trovato lì. Ora vediamo se noi troviamo qualcosa qui. Dove va? Andrà verso di lui.
siamo insieme, vedi, saliamo tutti e due. Ma tu vai a seconda di come tirano i correnti? Eh sì, perché vedi che noi... Allora, va da solo praticamente. Vedi, lui sta salendo e noi andiamo dietro di lui, perché lui sta salendo. Spingiamo questo flusso di aria ascendente, vedi, 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 vedi. Diamoci un bacetto! No, no, sta lontano. Diamoci un bacetto! Sta lontano. Vieni qui! Guarda come, guarda come sali! Sì, ma non gioca troppo! Andiamo a salire alla gola dei venti, vieni! Dai le speed! Dai le speed! Vedi lui qua come stanno salendo qui? Sì. Non è che sta il tuffer nel famo pure non guarda, eh? Una, due, olè. Si sale qua! Qua frenala un po' dove stiamo salendo! Bene, bene. Eccolo qua, Sante, ole! E dove sta? Aspetta, mi sembra lui, non so sicuro, però quello qui, guarda, devi vedere una vela bianca. Una vela bianca. Che lui c'è la bianca, o è questo, o è quello, ma quello mi pare strano per lui. No, manco lui, questo qui non è, perché non è la sua vela. No. Guarda come si sale qua a Stantuffen, noi saliamo pure noi. Questa è tutta restituzione, vedi? Stiamo salendo, però è un po' moscetta, capito? È fine giornata, capito? È moscetta. Vabbè. Sei venuto con tuo figlio, con tua figlia? Io? No, no, da solo. Da solo? Ah, proprio solo, solo. Cioè, no, con Sante. Con Sante, ok, ho capito. Guarda il mare che bello come si vede. Sì. Cioè, qui è un'altra cosa, capito, da Tivoli. Cioè, Tivoli, sto volo, dopo vedrai...
bisogno. Bene, sì, sì. Dimmi, no, no, io sto che... mi sto rilassando. Se c'è qualcosa che non va, però dimmi. No, no, io mi sto rilassando, tranquillo. Sei una favola. Volevo salire un pochetto, se vuoi salire? No, si può salire, dobbiamo essere bravi. Non è facile essere bravi. Okay. Perché poca attività e dobbiamo essere siamo un po' pesanti. Bravi, capito? Quello là salto, mi sa, no, no, anche lui. Abbiamo cercato di salire, ma. Un po' siamo saliti. Pochino. Stiamo girando proprio sul bordo, capito? Passiamo Rasenti qui, vediamo se ci tira su. Marco se n'è andato lì, andiamo pure noi là, vediamo un pochettino se, se ce la giriamo un po' meglio. Fagli le riprese, anche allora.